sconto in fattura, cessione del credito, bonus a regime, bonus rafforzati e super bonus 110%. Sono tante le detrazioni fiscali previste per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare, una ricetta per uscire dalla crisi economica, le cui norme sono però continuamente modificate. Una vera e propria giungla normativa in cui è difficile districarsi. Per questo il Consiglio Nazionale del Notariato e le associazioni dei consumatori hanno redatto una guida, disponibile sul sito delle associazioni, per orientare anche i non addetti ai lavori. Ed è una guida che noi aggiorneremo mensilmente, perché la norma e le norme si affastellano in questo momento. C'è una volontà del governo di dare queste agevolazioni, c'è una necessità del cittadino di utilizzarle. Consideriamo che il nostro patrimonio immobiliare è uno dei più vecchi d'Europa. Consideriamo anche che l'energia che consuma il nostro patrimonio è molto importante. In Europa il 40% dei gas che conducono all'effetto serra sono prodotti dai nostri immobili. Ora, gli immobili italiani sono tra i più vecchi. E ci sono punte del 42% di immobili superiori ai 40 anni. Che cosa succede? Succede che questi immobili consumano tantissimo, si svalutano, hanno la necessità di manutenzioni straordinarie costanti. Le norme cambiano continuamente, il super bonus ad esempio deve essere rinnovato di anno in anno, sarebbe forse il caso di metterlo a sistema? Allora, la speranza è che venga messo al sistema e le informazioni che abbiamo sembra che vadano verso una sistematicità dell'agevolazione. Tuttavia in questo momento noi abbiamo un super bonus che scade. La criticità della normativa è tale che è difficile capire chi può avere il vantaggio, quali sono gli immobili che possono avere il vantaggio, quanto ti puoi scaricare. Quindi sarebbe un bene. Tanto per iniziare, molte di queste agevolazioni sono contenute nel decreto legge 34 del maggio di questo anno, è un decreto legge, il che significa che va tradotto in legge di qui a pochissimi giorni. Sarà tradotto in legge? Sarà modificato? Questo naturalmente in Italia non lo sappiamo mai.